Cosa ti porta qua, cara? Vedo che arriva a casa stanca la sera, lei con la sua perseveranza. Vedi, mia sfera sferetta. Chissà che arriva qualcuno oggi. Che dovrò fare le carte. Ah, e leggere questa sfera magica. È un duro lavoro. Ma qualcuno lo dovrà pur fare. Se vuoi sapere tutto cosa leggo dentro questa sfera, c'è un prezzo da pagare. E lei se lo può permettere. Vedo come vestita. Lo sa che lei non può ingannare la strega, vero? Beh, quanto prezzo da pagare? Sono 50 euro, prego. Sì, 50. Per avere la mia consulenza. No, non mi inizi a fare un sacco di domande adesso. Il lavoro, ok? Silenzio. Mi devo concentrare. Io vedo. Vedo che arriva a casa stanca la sera, però lei deve essere perseverante, persevera e vedrà che i suoi obiettivi, grazie alla sua perseveranza, prima o poi saranno raggiunti. Bene, così.
Cos'altro vuole sapere? La salute. Si riposi, non deve strafare, non deve essere troppo, non deve voler fare troppo nella vita, deve stare tranquilla. Lo so, vedo che ha molti pensieri in testa, ma lei deve stare tranquilla, signora, deve rilassarsi, rilassarsi, deve prenderci un po' di respiro. Rilassarsi, deve stare tranquilla, tranquilla, tranquilla. Lei ha pagato per il bosco per trovarmi. Io le dirò che deve solo mettersi tranquilla e fare anche un poco di attività fisica e migliorare l'alimentazione, eliminare tutte le tossine dalla sua vita. Con tossine non riguarda solo il cibo, signora, ma lei deve liberarsi anche di tutte le persone negative che le stanno attorno, perché le fanno male, signora. Glielo dico io. Deve liberarsi di tutte le cose negative, ok? Naturalmente lei vorrebbe sapere anche sull'amore, vero? Signora, lei è da sola, vero? La capisco, però vedo, a lei piace una persona, però insieme a un'altra donna da poco tempo. Allora, il mio consiglio che le do: lei con la sua perseveranza deve aspettare, non si deve intromettere in questa storia, perché sa la legge di attrazione dell'universo. Non fare ad altri quello che non vorresti essere fatto a te. Quindi, se sarà destino, lui verrà da te. Però questa è una prova per vedere che l'universo ti dà, per vedere se tu sei perseverante. Non ti intromettere. So che ti fa male vederli insieme, ma tu non devi intrometterti. L'universo manderà da buona vita, e si ricordi di me. Io
trovarmi tutte le volte che vuole. Io sarò qua ad aspettarla, signora. Ma si figuri, grazie a lei della sua donazione. Sai, io vivo qua in una casa fredda e desolata, in mezzo alla foresta. Io la ringrazio per la sua donazione. Ma si figuri, signora. Arrivederci. A presto.